Dopo mesi di attesa, finalmente la Giunta ha posto il sigillo sulla delibera relativa all'emergenza abitativa promossa dall'assessore competente al ramo Sebastiano Pino. Abbiamo approvato due delibere che intanto destinano temporaneamente due immobili comunali dismessi dall'edilizia scolastica, quindi due ex scuole, per affrontare le situazioni di emergenza abitativa che come sapete ogni giorno aumentano qua a Messina. Il tutto, voglio dire, in attesa comunque di dare soluzioni definitive con la programmazione europea dei Pommetro. Coinvolte dalla delibera Casa Paradiso e l'ex ANFAS, la cosiddetta Bougainville occupata. Casa Paradiso è un po' particolare proprio perché le famiglie che occupano questa struttura, fra l'altro, sono state assolte dal giudice per appunto per un luogo a procedere, perché di fatto, vuol dire, non sono stati condannati per questo, quindi diciamo questo ci ha aiutato anche a legittimare al momento una situazione che comunque non scalfisce le graduatorie, cioè nel senso non incide sulle graduatorie, sono situazioni di emergenza che vengono affrontate al di fuori, diciamo, dell'ordinaria amministrazione delle case popolari. I locali ex ANFAS di Viale Giostra sono destinati a un progetto di riqualificazione finanziato appunto dall'asse 4 Pommetro. Abbiamo trovato una soluzione alternativa per le famiglie che stanno occupando quei locali nella scuola di Cataratti, l'ex scuola di Cataratti, che fra l'altro è stata anche, diciamo, accettata dalle famiglie. Previsti infine anche interventi manutentivi alla ex scuola Foscolo. Una volta che la Giunta ha destinato questi locali proprio per questa finalità, a fare quegli interventi necessari per renderli sicuri da un punto di vista impiantistico, quindi messa in sicurezza gli impianti elettrici e quant'altro è necessario per rendere questi locali più dignitosi ed accoglienti.